Pronti? 2, 3, via! Ospiterà anche le sezioni dell'Avis provinciale di Chieti e dell'Avis regionale d'Abruzzo, la nuova sede dell'Avis comunale di Chieti, che è stata inaugurata nei giorni scorsi nei locali dell'ex asilo in via Principessa di Piemonte del capoluogo teatino. A presenziare la benedizione dei locali c'erano tra gli altri il presidente della ONLUS Tullio Parlante, i vertici regionali e provinciali dell'Avis e il vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, che hanno parlato di un traguardo importante rincorso da diversi anni e che ora finalmente darà maggiore lustro all'associazione dei donatori di sangue e a tutte le attività dell'Avis che saranno portate a termine dai volontari della ONLUS. Oggi abbiamo finalmente una bella sede, ha detto il presidente Tullio Parlante, che ci permetterà di crescere ancora di più rispetto alle esigenze quotidiane in ambito di raccolta sangue. C'è ancora da fare molto lavoro, ma rimaniamo fiduciosi nel futuro. Di sangue ce n'è sempre bisogno. L'Avis comunale di Chieti conta 3.000 donatori di sangue, un numero che è rimasto stabile, anche con qualche lieve aumento nonostante l'anno della pandemia. Nel 2020 sono stati 1.579 i donatori che hanno donato il loro sangue, a fronte di 56 donatori tra sospesi e cessati. I nuovi donatori sono stati invece 129 e i soci donatori attivi, vale a dire quelli che hanno donato almeno una volta negli ultimi due anni, sono 1.862. Con l'inaugurazione della nuova sede, che può contare su ampi spazi, il progetto sarà ora quello di inaugurare un nuovo punto per la raccolta del sangue, in modo da poterla fare direttamente in sede, decongestionando gli accessi all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.